Salve a tutti carissimi investitori, quest'oggi abbiamo radunato le più grandi e influenti menti del mondo cripto, rapite tutte in un'unica stanza. Dove stanno? Come vi sentite? Non è che arrivano queste menti, scusa. Di chi parli? Ci tengo a smentire questa affermazione. Ecco la lady, Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Adesso io vi farò delle domande a cui voi potrete rispondere solo sì o no. Cioè, è il gioco del sì o no. Fratello mio, scrivi come un cane. Ma questa è la tua stare. Guarda come cazzo scrivi. Avete mai comprato una cripto solo perché vi piaceva il nome? Sì. Assolutamente. No. Chiaramente. Ma sembra in no. Sì. Ma vai a cagare, dai, vai a cagare. No. Assolutamente. No. No, non c'è soldi. Sì. Qual era? Non mi ricordo, Algorand forse. Avete mai cercato di spiegare a vostra nonna come funzionano le cripto? Sì. Chi ha detto che è morta? Mi dispiace. Una delle cose. Condoglianze. Io sono finite pure, quindi. Mi dispiace. Mi dispiace. Sì. Io ho provato a spiegargli il mio lavoro, non lo capiva. Ma e per le cripto proprio ho detto no. Sì o no? È sì o no? Sì o no? Sì o no? Occupi tutto il vizio. È bionda. Comunque no. Sì. Oh, fammi la domanda. Che cazzo che sono? Beh, rispondi. Vabbè, te fai sempre video con tua nonna. Con la nonna i video che ti vanno bene sono con tua nonna. Lo so, volevo dirlo. Siete mai rimasti svegli tutta la notte a guardare i grafici? Cazzo di domanda, è ovvio, no? Sì, ma non a guardare i grafici. Sì, chiaramente. Quali grafici? Per me è la cipolla. Sì, ammetto. Per forza. No. Assolutamente sì. Non ho capito la domanda. Se sei mai rimasto sveglio tutta la notte a guardare i grafici. Non ho capito la domanda. Sì. Proporreste mai un progetto scam ai vostri follower? Sì. Per 1 milione di euro? No, perché finisci la carriera. Ma hai 1 milione di euro? Hai 1 milione di euro. Ma 1 milione di euro non ti bastano. Un milione di euro all'anno? Facciamo così: 1 milione di euro a progetto scam. Posso dare dei disclaimer? No. Devi proprio proporre come consiglio di investimento. La tua faccia. No, perché tanto non scillo progetto. Sì, lo scilli, poi fai un repayment plan e ci vai in profit con quello che ti rimane. Bravo. E ci guadagna anche in credibilità. Studiate, ragazzi. Menti geniali del mondo cripto. Conoscete il token di Rock? Ti interessa comprarlo? No. No, e allora cazzo. Ho guardato i video, però. Io ci ho provato. Hai comprato il token di Rock così freddi? No, volevo il milione. Ah, ok. Era una risposta indiretta alla domanda. Io lo posso proporre solo se poi gli dico che è uno scam e ci dividiamo tutto. No, non vale. Così è figo. Non vale. Anche per 50 euro, affanculo. Un applauso a quest'uomo. Vai! Mind the scam! No, per 1 milione no. 10.000. Quindi c'è più. Una cifra. Sì, 100 milioni va bene. C'è un prezzo per tutto. Siamo in bear market, quindi qualcosa bisogna fare per campare. Guarda, la domanda è molto interessante. Purtroppo non ho capito. Non l'hai capita. Allora. Mi fa la domanda! Ma io mi dimentico di... Oh, ho capito. Sì. Sì. Allora vi do 1 milione di euro. Cioè non io, è una cosa ipotetica perché io non ce l'ho. Vi do 1 milione di euro. Sì. Così adesso cash. Ma da domani non potete più avere niente a che fare con gli investimenti in cripto. Non potete più comprare né rivendere niente. Va bene, dai subito qua. Posso comprare i BTP? Cripto no, tutto il resto sì. Dove devo firmare? Ma io li compro in DeFi così non lo sai. Anche 50 euro vaffanculo. È 1 milione, posso investire in tutt'altro tranne cripto. Tutt'altro tranne le grip. Va bene. Sì, assolutamente. Sembra strano. Ma non ho capito. No, non l'ho capita stavolta. Sì, 1 milione di euro, certo. Un milione per... Sì. Avete mai fatto un video su YouTube con la maglietta di una criptovaluta senza possedere neanche un token di quella cripto? Io non faccio video YouTube. L'avrò fatti qua. Un video su Instagram, una storia, un qualcosa. Non mi ricordo. Io sì, nel tuo video quando mi hai intervistato che avevo la maglietta di FTX. Sì, chiaramente sì, io le uso per andare in palestra, cioè che cazzo. Sì, con la maglietta di investitori folli. L'hai comprata? Però non ho il token. Io nulla. No. Sì, con la maglia di Substratum. Non faccio video. È vero, il mio cameraman. No, neanche io faccio video. Io no, però non ho capito la domanda. E mi faccio pubblicità al podcast io. Però non hai il token. E cazzo me ne fai? Però la pubblicità lo ha Finance. Posso fare la pubblicità? Basta che poi non comprano la roba tua e non la mia. E no, io vendo solo le mutande che tu però non vendi, quindi uno si può vestire. Io vendo i calzini e tu le mutande. È perfetto. Proviamo uno sponsor per avere tutto il merch di investitori folli perché non c'è.
ce lo dà, se no. Diamo lo sponsor. Trova lo sponsor, mi fai un piacere. Va bene. Magari tipo sai quelli che organizzano, cioè le onoranze funebri, magari ti fanno da sponsor. La taffo. Sì. Trova un token scam come fanno tutti. Come io sponsor. Mi sono connessa loro su LinkedIn. Se vuoi li contatti. Sì, grazie. Che sì, uno dai. Dei business più profittevoli sì, prostitute e cassamortali. Avete mai partecipato a un pump and dump? Sì. Ovviamente. Io e la lady l'abbiamo organizzato. Sembra strano. Bitcoin. Giusto? Giusto. Non ho capito la domanda. Ma voi siete stati insieme? Io non partecipo, io organizzo un gruppo Telegram. Ok. Beh, deve essere profittevole. Io solo BIP 1, il BRC20 token che lancia BitGet. Con il mio referral, Alex Rivetti, grazie. Io sono il contrario, cioè io sono l'exit liquidity per i pump and dump. Ah. Quello che mette per distribuire. Ho capito, deve essere triste. Deve esserci, sennò... Qui nessuno ci mette la faccia, io dico sì, proprio a cazzo duro, sì, sì. Io invece dico che non solo ho partecipato al pump and dump, ma ho proprio creato io il pump and dump, ho creato anche il token scam. Oh. Però non ho capito la domanda, qual era? Io di solito faccio solo il dump, non partecipo al pump in genere. Tu partecipo ai dump, poi... Sempre. A prescindere, la cosa migliore è sempre il pump. Ma non ci potrebbero essere solo pump? Ma io solo sì. Pump nella vita. Avete mai regalato delle cripto come regalo di compleanno? No. Un pepe? No. Solo di nozze. Aspetta, io sì, ti ho regalato... I polkadot. I polkadot. Mi hai regalato i polkadot, è vero. Stavano... 15 dollari, 15 dollari valevano. 15 dollari valevano, infatti. Sì. Sì. A chi? Lorenzo si chiama. Io ho preparato un ledger con 7 bitcoin per mio cugino. Sì, ma non è un regalo apprezzato, perché poi quando scendono si incazzano. Io sì, li ho regalati, però ho io le parole segrete, perché tanto lei non è in grado di usarlo. Quindi... Giusto così. Io sì, adesso sì. No, prima ho detto no, però nel frattempo gli ho... A chi hai regalato? A mia nonna. Oh, sì, sì, sì. Ultima domanda, un po' più... Siete mai state vittime di uno schema Ponzi? A parte Bitcoin? No. Sì, si chiama IMPS, perché l'IMPS è il più grande Ponzi che esista al mondo. Bravo! Chiaramente sì, per tutta la mia vita. Siamo tutti vittime dell'IMPS qua dentro, mi sa. A parte l'IMPS, devo mettere il secondo disclaimer. A parte l'IMPS... non lo so, sai. Sai che è difficile, cioè sceglierne uno più che altro. Tra tutti, in effetti... Dai, Luna. Beh, effettivamente Luna. Sì. Luna. Quello vale. Beh, è vero. Quello però vale. Sono uscito early su Luna, almeno su Luna sono uscito early. Complimenti. Beato te. Niente Ponzi, niente, niente Ponzi. No, non credo. Io sono Ponzi, cioè non riesco a trovare uno che non Ponzi. È vero. Paio. Sì, tutte le cripto che non sono Bitcoin. Oh. Oh. Massimalista qua. Questo era l'angolo massimalista di Marco Costanzo. Sì, sì, no, infatti. No. Vediamo com'è venuto. Voglio questi 10 minuti della mia vita indietro. Ridatemeli. Sto arrivando, Crypto Workers. Un bacio a tutti gli investitori, ma soprattutto a tutti gli investitori folli. Io voglio il 60%. Sono gentile. Il 30% delle revenue share di investitori folli. Meno male che il 30% di zero è sempre zero. Voglio però la fattura zero. Beh, con i 2 euro di imposta di bollo, che quelli li paghiamo. Per i nostri amici, un saluto. Siamo tutti già. Folli! Saluto amici investitori. Non ho capito la domanda. Per salutare gli investitori folli. Ah, ciao. Perché Salvador? Raga, è stato bello. Mi dispiace per voi, carissimi bello. Investitori. Viva la droga. Vi ricordo che se volete comprare il merch, trovate nel link in bio il negozio ufficiale di investitori folli. Guardate che bella felpa. Scusa. Non ho capito la domanda. Regalate del merch di investitori folli anche a un buon Balder, perché Michelangelo si rifiuta di mandarmelo. Comprate il merch e regalatelo. Vabbè. È stata la migliore intervista della mia vita. L'ha detto. E non sto scherzando. Utente non pagato. Andiamo avanti la cariola. Così la vita. Niente. Iscrivetevi al canale, Sempre. Commentate. È lunga questa uscita di scena. Però. Sì, un po'. Poi staccate. Ciao. E via le 14 ore di montaggio. Ah.